Veramente una persona straordinaria. È il portavoce della lista, lui si presenta, eccolo qua. Buonasera a tutti. Io mi chiamo Emanuele Isoardi, ho 40 anni, sono qui di Cuneo e per vivere io faccio l'operaio metalmeccanico. Io sono diventato un cittadino attivo nel 2009 quando mi sono iscritto al Meetup, al gruppo di Cuneo, degli amici di Beppe Grillo, e ho potuto dare una mano per quello che è stato il cammino che ha portato alle elezioni regionali del 2010. Dopodiché, insieme ai ragazzi che vedete alle mie spalle, siamo riusciti oggi, nel 2012, a portare anche a Cuneo una lista 5 stelle. Il nostro cammino è stato il più partecipato possibile, ci avete visto i banchetti, ci avete visto le nuove iniziative, le serate tematiche, e sarà sempre di più coinvolgente perché ognuno di voi oggi deve prendersi l'impegno di darci una mano, perché noi vogliamo portare alcuni punti forti insieme a voi avanti. Noi parliamo di blocco di quello che è un piano regolatore, un piano regolatore generale comunale devastante per il nostro territorio, fatto ad uso e consumo della speculazione. Riteniamo che invece bisogna avere il coraggio di dire basta e di mettere a posto quello che già c'è. Deve essere restituito quello che c'è alla cittadinanza, messo in efficienza, perché c'è tanta di quella tecnologia oggi che possiamo usare, dal solare fotovoltaico al solare termico, possiamo imbrigliare il calore della terra per scaldare le nostre case, non abbiamo bisogno di altro. Ora, come futuri amministratori della città, ci metteremo tutti nella condizione di poter fare a meno di ogni centrale che brucia carbone, che brucia porcherie, e visto la crisi energetica che già incomincia ad investire le nostre vite, faremo delle scelte radicali. Porteremo tutti a poter lasciare a casa l'automobile, ma non sminuendo la qualità della nostra vita, ma consentendo a chiunque abita sia sull'altipiano che nelle frazioni di potersi muovere come? Con le biciclette, con piste ciclabili dedicate e sicure, con la possibilità di rivitalizzare il trasporto pubblico locale devastato, perché oggi noi dobbiamo essere messi in condizione di fare una scelta fondamentale. Non possiamo continuare nel modo che abbiamo sempre fatto. O lo gestiamo oggi tutti insieme o ne subiremo le conseguenze. Tutto questo è un impegno che portiamo avanti fornendo tutte le informazioni necessarie per fare queste scelte, quindi una connessione a internet in maniera che ognuno di noi possa essere informato a 360 gradi su tutto sarà indispensabile. Questo abbinato a un grosso lavoro che vogliamo dare alle aziende del territorio, anche per andare a far sì che quello che oggi chiamiamo rifiuto sia nuova vita, nuove materie che possono essere rimesse in circolo. Tutto questo per svincolarci a un consumo che ci hanno imposto per anni. Guardate, io ho le mani che tremano perché sono un operaio prestato alla politica e vi ringrazio di questo. Allora, domenica e lunedì, quando andrete all'urna, troverete un lenzuolo. Noi siamo in basso a destra come il cesso, ok? Una bella X sul simbolo e cambia la città. Facciamolo tutti insieme. Grazie a tutti. Grazie, signori. Ci sono due banchetti con delle fessurine, delle scatoline. Se piuttosto di buttarli via metteteli lì, abbiamo bisogno di tutto. Adesso c'è la scelta, prima non c'era, ora ce l'avete. Non pensate che se mettete un simbolo, una croce sul simbolo, di stare a guardare. Chi mette la croce sul simbolo deve attivarsi, giocarsi anche qualcosa di personale, rischiare qualcosa. Non abbiamo più niente da perdere. O facciamo un salto nel buio con questa lista, o se no un suicidio assistito con quelli che abbiamo. Grazie a tutti. Non siamo partiti, non siamo una casta, siamo cittadini, tutto è basta. Ognuno vale, ognuno vale, ognuno vale, ognuno vale, ognuno vale.